la braceria questa sera ha l'onore di ospitare Lina Ferrandino, che è una, non solo una nota imprenditrice di Ischia, ma è anche la sorella del sindaco dell'Isola Verde, che tra l'altro è anche il sindaco più votato, quindi un doppio onore e anche un fiore all'occhiello essere la sorella di un sindaco più votato e essere una nota imprenditrice, quindi un messaggio di forza e di speranza per il Ischia. Diciamo che io e mio fratello, forse in due campi diversi, ci stiamo nello stesso momento prodigando, perché quest'isola, che ha delle bellezze naturali incommisurabili in tutta Italia, comunque abbia un rilancio turistico che in questo momento è un po' in discesa, non certamente per colpa di Ischia, ma probabilmente per fattori contingenti che fanno ricadere questo riflesso anche sull'isola di Ischia. Quindi io, da un punto di vista imprenditoriale, cerco senz'altro di creare un ambiente ospitale ed accogliente per gli ospiti che vengono, per ritrovare queste bellezze dell'isola. E diciamo che mio fratello prima è stato sindaco di Casamicciola e quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, perché questo lungomare prima non c'era. Poi è passato al comune di Ischia e diciamo il consenso per la seconda volta, e questo vuol dire che il suo primo mandato ha dato i suoi frutti, la popolazione si è resa conto che era un sindaco del fare, come lui ha detto, e non delle parole, e senz'altro i prossimi 5 anni saranno rivolti a un rilancio dell'isola intera, che ha bisogno in questo momento solamente di essere un attimo, come ho detto prima, rilanciata, perché di per sé ha delle bellezze che sono uniche al mondo. Ecco, quale potrebbe essere una delle ricette per rilanciare l'isola di Ischia? Diciamo, la ricetta senz'altro più importante è quella di creare un ambiente tranquillo per gli ospiti che vengono, di ricreare un habitat naturale che un po' si è snaturato con l'affluenza dei tanti, cioè delle macchine che creano un po' di caos qui sull'isola, e di ridare alle spiagge un'acqua pulita e delle spiagge, diciamo, curate. Invito a venire ad Ischia, a venire all'hotel Le Querce, da me investito, nella speranza che sia una bella estate. Diciamo che l'invito è di venire ad Ischia, poi senz'altro alle Querce troveranno un ambiente familiare d'accoglienza.